finale del campionato di Serie A si accende con il derby della Lanterna, due squadre, due popoli, il Doria e il Grifo, in campo per conquistare la città. Sala crossa forte per Quagliarella che la gira e Perin la devia in calcio d'angolo. Bruno Fernandes si muove, Quagliarella, il cross è per lui, palla buona, Quagliarella al tocco, Muriel! E la Samp la sblocca con Luis Muriel che accende la Sud 1-0. Edenilson, possono andare 2 contro 1, Edenilson a testa alta, il cross è basso, la palla passa, il gol del pareggio 1-1. Gol di Rigoni, traiettoria lunga per Burtista che salta, Buggioni tra l'altra, ma ancora buona, e il Genoa la ribaltata, no, fermato il gol di Pandev, si è alzata la bandierina, fuori gioco. Edenilson ancora per Izzo, sempre da quella parte, traversa sul cross di Izzo. Bruno Fernandes, il cross è buono, il colpo di testa, traversa, palla ancora buona, gira Barreto per Inter, il colpo di testa, colpo sicuro di Silvestre, si salva in qualche modo il Genoa con un'altra, poi traversa la parte superiore. Tocco di Muriel, centrale per Barreto, allarga per Quagliarella, palla buona, Quagliarella per Inter, esce, va giù Quagliarella, è calcio di rigore. Parte Quagliarella per Inter, fa il fenomeno, che parata. Palla buona per Muriel, può controllare, Muriel cross forte per il rimballo e la Samp trova il 2-1. Autogol di Izzo. Veloso, palla morbida, sul secondo palo il colpo di testa ad anticipare Pavoletti ed è rimessa dal fondo, era tutto solo Pavoletti, la presa Izzo. Cala il sipario, vince la Samp.